Gli amori di Massimo Giletti. Nella sua vita, un'attrice di Un posto al sole. Massimo Giletti è al centro dell'attenzione del mondo dello spettacolo per via del suo possibile arrivo in Rai. Sembra che Giletti possa sostituire Fabio Fazio. A Che tempo che fa, dopo la chiusura del suo programma Non è l'arena di La 7. Al momento è ancora tutto da decidere, ma molti si sono incuriositi in merito al conduttore e si sono chiesti se sia sposato e con chi. In realtà, Giletti non si è mai sposato e di conseguenza attualmente non ha una moglie. In passato ha avuto delle relazioni importanti, anche con alcuni volti conosciuti. In particolare, in tanti ricordano la sua storia d'amore con Antonella Clerici. Nel corso di un'intervista, Giletti ha dichiarato che la sua storia d'amore con la conduttrice è cresciuta poco a poco, fino a diventare davvero molto importante. I due poi si sono separati per una veduta diversa sulla vita, dato che la Clerici avrebbe voluto avere dei figli, mentre Giletti non si sentiva pronto per diventare padre. Il conduttore però ha dichiarato che Antonella è stata una delle donne che ha amato di più, infatti conserva degli splendidi ricordi del periodo della loro relazione. In tanti si sono chiesti anche chi siano i figli di Massimo Giletti, di cui non si è mai parlato nel corso del tempo. Giletti non si è mai sposato e non ha avuto figli, anche se, appunto, ha avuto comunque tante relazioni importanti nella vita. Dopo la rottura con la Clerici, Giletti ha intrapreso una relazione con Angela Tuccia, modella molto conosciuta dal pubblico, anche per il ruolo che ha rivestito in Un posto al sole. Successivamente il conduttore ha conosciuto Alessandra Moretti, esponente del Partito Democratico ed ex vice sindaco di Vicenza. Le cose tra loro, però, sono finite molto male e sono degenerate quando Giletti ha dichiarato in un'intervista che la Moretti era ancora innamorata di lui. All'epoca, Alessandra parlò di violenza, anche se non fisica, ed annunciò che sarebbe andata avanti contro Giletti per vie legali. Ad oggi i due non sono ancora in buoni rapporti, anche se il conduttore ha dichiarato di andare d'accordo con tutte le sue ex. Al momento Giletti è single e sembra che si stia concentrando solo sul suo lavoro, che potrebbe essere arrivato ad una svolta. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Massimo Giletti e conoscevate tutto questo retroscena sulla sua vita privata? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.